Emanuela Grimalda, bentornata su Spettacolo Mania, come stai? Ti vedo benissimo. Grazie, che carina. Grazie, sto bene, dai. Bene. Sto bene. Cerchiamo di stare bene, Ma noi che sì. possiamo, quantomeno, che abbiamo ancora la possibilità di scegliere un po' come stare. No, no, va bene, Va sono bene così, poi stai lavorando. sotto un vulcano. Bellissimo, bellissimo, stavo notando, che cos'è? È un vulcano in eruzione, guarda, wow. Bello, molto Questo è un bello. dipinto di un mio amico carissimo, un pittore. Bene, gli rendiamo omaggio. Che si chiama? Quindi, Perfetto. che si chiama Calogero Militello, detto Kalos. Ok, abbiamo lanciato anche Kalos, abbiamo presentato anche Kalos. Allora, Emanuela, riparte su Rai 2, volevo fare la rockstar, seconda stagione ovviamente, e tu naturalmente continui a interpretare Nadia, una donna molto complessa, dal passato molto complesso, è già cambiata nella prima stagione. Cosa succederà in questa seconda? Allora, Nadia continua a essere un po' sciamannata, nel senso, o meglio, ha messo la testa a posto perché è rientrata in famiglia, è passato del tempo e lei continua, poi come sappiamo lei viene da un percorso di riabilitazione che lei porta avanti, però chiaramente non è che stacchete è qualcosa con il quale fai i conti tutti i giorni. E lei comunque si ritrova dentro questa famiglia che è presa sempre da milioni di cose con questi figli, questi nipoti che diventano adolescenti, che quindi con quest'altra nonna che cerca di invadere completamente lo spazio, Ecco, poi avendo poi i parliamo di questo conflitto mezzi. donna contro donna, Eva contro Eva. Eva contro Eva. E no, insomma, diciamo che lei si ritrova forse a vivere una situazione più di solitudine, nel senso che in qualche modo è rientrata in famiglia, però è una famiglia talmente, come dire, schizzata, presa da ognuno, da varie turbe, situazioni, sono sempre personaggi molto vivacciotti, diciamo, e così si dà un po' per scontato che lei sia un che sia cambiata e invece lei fa una gran fatica per portare avanti questo suo percorso. A un punto che poi farà, a un certo punto, ma non diciamo troppo, qualcosa di abbastanza forte per un po' riprendere le fila della, insomma, questa sua centralità che è stata messa molto in discussione, nonostante poi ci sia stata di fatto la sua riaccettazione. E quindi poi ne farà una delle sue belle. Perché poi anche Non lei, come insomma, lei come la figlia, come Olivia, la protagonista della serie, è stata madre giovane, è rimasta sola, però ha reagito poi in modo diverso rispetto a Holly, che appunto si è dedicata anima e corpo, no, alle sue figlie. Invece Nadia, un po' sgattaiolata, no? Sì, diciamo che Olivia è stata ed è una ragazza molto responsabile, insomma, molto più responsabile della madre che sarei io, che comunque ha continuato a portare avanti questa irrequietezza e a dare anche a volte la precedenza a questa sua voglia di che non si sa, ma insomma, questo suo desiderio di trovare qualcosa che l'ha portata anche ad allontanarsi dai figli. In questo sicuramente Holly è più matura della madre stessa. Sì, anche se poi ovviamente anche lei è molto giovane, quindi ne soffre, insomma, di si è persa, no? Si è persa l'adolescenza, si è persa Si è un bel po' di assunta una cose, lo studio. responsabilità Certo. avendo una madre appunto non così presente e avendo scelto comunque di avere queste due bimbe e di portarle avanti, chiaramente si è trovata abbastanza sola anche lei in questa, e forse lei ha più difficoltà con la madre, perché mentre Eros, che è mio figlio Riccardo Manera, tutto sommato abbiamo un rapporto, forse perché è un maschio, forse perché lui comunque era più piccolo, non lo so. Comunque il rapporto è diverso con la figlia femmina, c'è una specularità anche se vuoi, no? Per cui è più difficile
anche per donarsi quando sei donna, quando sei, insomma, quando Sì, vedi quando hai vissuto, diciamo, le nell'altra. stesse esperienze, magari hai fatto scelte diverse, quindi lei potrebbe anche pensare, no? Perché non hai fatto come ho fatto io. Senti, invece è molto divertente il conflitto con Nice, la nonna, diciamo, paterna delle gemelle, che è Angela Finocchiaro, e vi litigate praticamente l'amore delle nipotine. Beh, Nietzsche è questa nonna che appunto si è riscoperta, si è trovata nonna e insomma vuole esercitare Ruolo. questo suo ruolo in maniera abbastanza definitiva ed avendo molti mezzi e molte frecce al suo arco perché è ricca, perché può offrire moltissime cose, mentre Nadia è una un po'... Passatemi il torno sfigatella, nel senso che cerca, lavora, però insomma non Non ha è da che li ha da offrire a buttare, livello. ecco. Poi sai, queste adolescenze contemporanee anche molto attratte da, insomma, da quello che uno ti può offrire, che è quindi c'è questo molto divertente, insomma, tratto di conflitto tra queste due nonne così diverse, che si combattono e si contendono questo territorio affettivo e poi proprio fisico, ma poi insomma si Poi lo vedrà. vedremo. Vabbè, quindi diciamo che Nadia è una donna eccentrica, fragile, ma poi anche saggia e determinata e molto contraddittoria. E poi invece veniamo ad un'altra donna, te la introduco così, guarda, ma loro ti sbatte? Oh, che sciocco, ma certo che no. Ciao Marlin. Marlin, la nostra Marlin, Da sì. guida, aspetta, da guida astrologica specifichiamo, guida astrologica per cuori infranti, su Netflix ti vediamo anche lì con la seconda stagione. E quindi ora parlaci di Marlin. Sì, bravo, hai fatto bene a specificare perché io le conosco e quindi le esco dal cappello. Beh, Marlin appunto è questa, come dire, questa star un po' Presentatrice, soubrette, un presentatrice, po' di tutto. soubrette, vedette, tutto quello che finisce in et, Anche un po' Suzette. Wanda Osiris, quella roba Un lì. po' tante cose, è una citazione vivente di tante figure femminili che abbiamo visto. E, sì, è una presentatrice di una piccola TV di provincia ed è appunto una donna invece molto appariscente, molto vistosa, molto paillette, glitter, insomma, con un cuore poi anche lì tutto da scoprire, pieno di panna, però è un personaggio che mi sono divertita enormemente a fare, devo dire, perché appunto è così apparenza e così divertente, insomma, da fare. È ovviamente un personaggio accennato perché nella serie ovviamente i protagonisti sono appunto la creator di questa TV, Dora TV di Torino, e tutti i personaggi che ruotano intorno, ma Vabbè, però sono Marlin si fa notare, devo dire che si fa Marlin, si fa notare, sì, soprattutto Marlin appunto sul quando con i piccolo suoi abiti, no? Col vestito d'oro, che e lei cerca preoccupatissima. comunque di colpire il Approvazione. suo pubblico, perché Certo. lei è il suo pubblico, oramai lei sveglia a Torino Certo. da 20 anni, lei lo rivendica, ci sono 20 anni che fa questa trasmissione, lei faceva questa trasmissione la mattina, sembra sveglia a Torino e poi no, fanno invece questo show sull'oroscopo che avrà grande successo, Sì, diciamo che è una però... serie d'amore di stelle, ecco, chiamiamola così, in cui qualcuno ci Sì, si può esatto. riconoscere nel proprio segno, chi ci crede scherzando e chi ci crede più seriamente. Però ho visto, infatti l'avevo notata nella serie, ho visto che tu hai postato su Instagram alcune immagini con dei vestiti molto particolari di Marlin e ce n'è uno, sei una dama del 700, dell'800, hai scritto proprio qui l'apoteosi, cioè immagino che indossando quel vestito, immagino, non lo so, la gioia, l'entusiasmo di Marlin. L'entusiasmo di Marlin, che è anche tutto mio del resto, E somigli un po', vero, a Marlin? io Forse un po' sarò più a Marlin che a Marlin, Nadia.
personaggi interpreto. No, ma Marilyn mi ha divertito tantissimo perché tutto quello che io nella vita non sono, cioè una che ama vestire il dettaglio, le cose, apparire, essere vistosa. Invece Marilyn, proprio il gusto di vestirsi da grande bambola con questi eccessi, no, beh, un divertimento assoluto. E poi quando finalmente si giriamo in questa la Reggia di Stupinigi a Torino, che è un luogo meraviglioso, lei sfoggia, decidono di fare questo show e su sua indicazione, perché lei poi sembra tanto scioccarella e tanto così, No, no, però ma ha poi i suoi inventa guizzi. delle condizioni che poi Alice, la protagonista, è brava a raccogliere, Claudia Busmano, per poi trasformarli in qualcosa che ha un senso e poi vengono realizzati e hanno anche successo. Quindi c'è questa sua capacità di essere folle che però ha delle intuizioni. E lì ti dico che quella parrucca pesava circa 7-8 kg, ma è La stato... parrucca coi Era... pianeti. Con i pianeti, ma lei voleva gli uccelli, i fiori, vabbè, di No, un'epoca no, meno. da non perdere, da non perdere. Senti, ma vogliamo parlare qualche secondo della scena di passione con Francesco Arca? Ah, Oh. lei l'abbiamo provata molto, io ho richiesto molte prove perché io Certo, perché tu sei una precisa. sono proprio una professionista e quindi io ci tenevo a fare proprio bene le cose e poi diciamo che non ho proprio avuto nella mia carriera tutte queste possibilità, cioè non ho mai girato queste grandi, stranamente, io mi chiedo anche come mai, però è andata così, non mi sono mai state offerte queste scene d'amore Passionali. passionalissime e quindi io trovandomi magari ho detto sono un po' impreparato, ho chiesto molte prove e queste prove delle quali non c'è rimasta traccia se non Nel tuo da cuore. noi e nel mio cuore e poi insomma sai, è rimasto così questo. Cioè, questa cosa così che si vede, si travede, si capisce, però è stato bello, è Lui stato bello. carino, però, Questo, dai. lui è meraviglioso, Francesco, infatti gliel'ho detto, è veramente un compagno di lavoro, a parte un uomo simpaticissimo, che sembra pure brutto, perché da dire, perché sembra che un uomo bello debba essere, no, lo stereotipo della donna Antipatico. bella e non intelligente, così dice, beh, perché un ragazzo, un uomo così bello non dovrebbe essere simpatico, perché dovremmo stupircene, però in effetti un po' questo succede, no? Ci sia un po', in Abbiamo effetti un sì degli po'. stereotipi, un po' di Sì, pregiudizi. No, lui è carino, nonostante sì. tutto ce li abbiamo, anche se non vorremmo averne, e devo dire che c'è cioè, veramente un ragazzo d'oro, simpatico, divertente, disponibile, perché appunto, insomma, questa cosina che poi invece ha veramente più prove, più cose, poi dopo vedi, è sempre una cosa che, no, però abbiamo provato come fare troppo, meno, però ci siamo molto divertiti, devo dire, e lui è una persona che mi ha messo completamente a mio agio, perché poi abbiamo un po' improvvisato, nel senso... Non è che sono scene che tu, Vabbè, ma poi era anzi, una devo scena dire, era un po' più divertente. articolata, cioè io lo prendevo, lo sbattevo contro Era questo una di quelle coso. scene sensuali, divertenti, ironiche, quindi era molto Doveva anche essere, nella ma serie. chiaramente non è che era una cosa, cioè si doveva presupporre, ci doveva tenere, perché in questo Bindu de Stoppani, che è la regista insieme a Michele Andreozzi, ma lei è la creatrice della serie. È stata molto brava nel tenere sempre su, chiaramente perché è un personaggio da commedia, un personaggio che deve fare ridere, però anche dandogli, cioè non buttandola tanto e sempre troppo in cacciara, cioè comunque ci crede, cioè puoi dire plausi, cioè Deve essere qualcosa di, credibile vabbè, comunque. Lei è deve quello che essere fa. credibile, non è che deve essere Certo. una cosa che proprio dici sì, vabbè, no, chiaramente è ironica, cioè, però insomma, quindi questo filo che poi appunto abbiamo cercato di tenere nelle due serie, sempre per quanto appunto il personaggio sia un personaggio che ha dei momenti e non ha uno sviluppo narrativo così importante, però di dargli anche quella, insomma, di dargli dei piccoli accenni per cui
far immaginare che ci sia dietro qualcosa che io ho immaginato di Marlene, la sua vita, che come lei in realtà non è solo così una, cioè, dei Certo, poi capelli magari quando bianchi. torna a casa o sta per i fatti suoi, ha Sì, la sua. cioè una donna comunque sola, non sola, crede nell'amore, ci crede, ha la sua fragilità, è una prepotente, ma è anche una così che ha paura di certe, di tante cose, perché insomma dietro la prepotenza sappiamo che a volte c'è anche una fragilità o Certo. comunque. Quindi mi sembra di capire, insomma, che tu ami sia Nadia sia Marlin per modi diversi e per motivi diversi. Sono due personaggi che ti senti molto vicini e noi siamo molto felici di vederli entrambi praticamente contemporaneamente in TV. Allora, so che riprenderai presto il teatro, quindi se vuoi ne riparliamo, visto che ci eravamo incontrati 2 anni fa per Dio, una signora di mezza età e tornerai in scena anche con questo. E perché tu non ti fermi mai, giusto? Sì, io Esattamente. non mi fermo mai, tra l'altro, vabbè, il teatro e scrivere sono una mia grande passione, quindi continuo con Dio, una signora di mezza età, che è una raccolta di pezzi di personaggi che faccio, raccolti intorno a questa idea ironica, che ci permette di vedere le cose, di spostare il punto di vista con il quale guardiamo il mondo. E le farò in Calabria a fine mese, poi per quest'estate parteciperò a un evento molto importante, stiamo lavorando per costruire uno spettacolo sul rapporto tra donna e scienza e insomma diciamo che cerco di stare sempre in movimento, quantomeno col E cervello. quindi diciamo che avremo E poi ci vedremo in televisione con certo. Nadia, che volevo fare la rockstar, e su, per chi vuole seguire Marlene e le sue pagliette, su Guida Astrologica per Cuori Infranti. Grazie mille, Manuela. Grazie, Manuela. Grazie Prestissimo. a te, grazie a voi. Un bacione, ciao!